Benvenuti nella mia rubrica Un cuoco per sogno, due chiacchiere con. Oggi incontro al chef Alfonso del Carino. È per me un grande piacere, insomma, avere qui la presenza di Don Alfonso e essere a casa tua, in questo luogo incantato. Come stai, chef? Benissimo, grazie. Molto impegnato sia per il ristorante che per il pubblico, È raccolta d'olive. per la Corte delle Olive in questo momento, per gli animali che ho, perché io sono molto appassionato di animali, per cui ho dei cani bellissimi, ma devo andare a prenderli perché sono in ritardo. In ritardo. E lo chef, insomma, tu sei stato il fautore della mediterraneità in cucina e per noi giovani un grande esempio, migliore non si poteva, insomma, ricevere. Su questo io personalmente ti ringrazio, non avendo mai lavorato con te personalmente, però è stato un esempio indiretto. Questa mediterraneità che si cerca sempre di farla trasparire sempre di più nella cucina attuale, moderna. Ovviamente tu ci puoi raccontare qualcosa. Ma sai, la mediterraneità, come tu dici, è una cosa che noi ci abbiamo dentro perché è dovuta al territorio, all'ambiente, al nostro stile di cucina, alla nostra tradizione, alla nostra cultura. Come faremo a non essere mediterranei? Io mi arrabbio quando tutti questi giovani oggi scimmiottano la grande storia della cucina. Chi vuol fare il Ferrame Adrià, chi vuol fare il Blumenthal, però non dobbiamo mai dimenticare cosa siamo. Noi siamo il paese con la maggior ricchezza di profumi, di sapori, di varietà di verdure, di legumi, di varietà ambientali, tantissime cose. Per cui, perché non andiamo a valorizzare il massimo queste cose? Io ho sofferto molto, io sono stato veramente per voi oggi la strada è più facile, ma io ho passato 20 anni della mia vita. Voi non potete immaginare i sacrifici e il lavoro che ho fatto io e la mia famiglia per dare al mondo queste cose, perché noi ce l'avevamo, per noi erano cose normali, ma anche gli altri stanno scoprendo. Ma vi chiedete perché in questo momento la penisola sorrentina è così piena di stranieri, di gente che viene da tutto il mondo? Chiediamocelo perché. Io prima ho fatto la premessa, ho detto che noi non potevamo avere esempio migliore del tuo e della tua A me, famiglia. scusami, sentite, io vado nei ristoranti dei giovani e trovo la sferizzazione, la gelifichi, tutte le tecniche che in effetti sono state portate dalla grande industria, comprandosi grandi chef, cosa che io non ho mai voluto fare. Io sono rimasto quello che ero, cercando di lavorare su quello che avevo. E questo mi ha penalizzato molto all'inizio, ma oggi mi sta dando una grande celebrità nel mondo, perché io sono richiesto da tutti, dalle università, dalle più grandi università del mondo. Io ho fatto conferenze alla Berkeley University, alla Bocconi di Milano, a Parigi, a Londra, a Barcellona. Per cui, ma perché non dobbiamo Con lavorare? la nostra cucina. È questo che dico ai giovani. Mi dispiace perché se il mio. Siamo così, tutti dicono noi facciamo affidamento a te, però quando vai lì trovi sempre. È bello mettere qualche cosa, però quando noi partiamo senza la tradizione di base, cosa siamo? Questo te lo chiedo Sì, a te. io quest'anno mi sono avvicinato vicino a casa tua e sono ospite in questa terra magnifica e sono onorato oggi di chiacchierare con te. E di dirti pubblicamente che io sono orgoglioso, insomma, di aver avuto un esempio come il tuo, della tua famiglia, di tuo figlio oggi, Grazie. che è portato avanti questo bellissimo progetto, perché quando io ho messo il piede a Vico, ho detto io devo fare mediterraneità. È stato per me una grossa priorità, nonostante io sia napoletano e ho una tradizione Ma fortissima noi qua arriviamo alle ancora. spalle come cultura. Ecco, io per questo volevo collegarmi. Che cos'è Napoli per te? Noi arriviamo ancora a sacrificare l'olio d'oliva per il burro nella maggior parte dei ragazzi giovani. Questo fatto qua mi rattrista molto a me, perché se poi il discorso è così profondo da fare, qua non si è capito che negli ultimi 50 anni è cambiato l'alimentazione animale. Date che il burro si fa dal latte, dall'alimentazione degli animali. Non è il burro di una volta, ma l'olio extravergine di oliva. È rimasto un elemento che fa molto bene alla salute. Tu vai a mangiare un risotto, non li si può mangiare, perché sono pieni di burro, di grassi. Addirittura c'è chi usa la margarina, che è una cosa deleteria per la Verso salute. vegetale, assolutamente. E tu sai come vengono fatti i grassi vegetali, no? Certo, È tutta sono chimica. idrogenati.
andiamo avanti, ragazzi, perché se vogliamo salvare il mondo, chef, è la salute di tutti, è la salute di tutti. Cerchiamo di lavorare come mangiavano i nostri avi, con la stessa qualità. Che siamo nati in questa terra meravigliosa. Bravo. Questo è bellissimo che lo sento dire da te, giovane cuoco. Io sono orgoglioso di essere napoletano e soprattutto di lavorare in questa terra magnifica, perché per me la penisola è l'eccellenza dell'ospitalità. Perciò io da napoletano ti chiedevo prima: che cosa è Napoli per te? Cosa rappresenta? Tu come la vedi per Napoli? Me Napoli è la luce, Napoli è la mia storia, Napoli è la più bella città del mondo, c'è la più grande cultura del mondo, ci sono passate tutte le razze del mondo. Noi, vedi, non siamo razzisti, noi abbiamo mille vent'anni. Mi diceva una giornalista importante l'altro giorno, piemontese di nascita: io mi sono trasferito a vivere a Napoli perché voi siete diversi, perché se io vado per la strada ci sta sempre qualcuno che mi viene a prendere. A Torino se ne passano al lato, a Milano non mi vedono proprio che sono caduto. Questa è umanità, questa è qualità della vita, questa è cultura, questa è emancipazione. Ci abbiamo i nostri problemi, è vero, però io penso che Napoli è Napoli, non se ne può dire di più. Il sud con Napoli e soprattutto la costiera e la penisola sono terre baciate dal sole. Ma la costiera, speriamo di portare avanti sempre. Ma la costiera c'ha grandi problemi. Io mi sto dando da fare per l'ambiente della costiera, per la viabilità della costiera, ma né la politica né gli imprenditori se ne importano di questi problemi. Purtroppo gli imprenditori pensano soltanto come fare più soldi, e questo non è giusto, perché se noi nel giro di 5 anni non riusciamo a sistemare queste cose, la gente non ci vuole più. La ultima, questa settimana sono andato a Napoli per motivi di lavoro, 2 ore e mezza andare e 2 ore e mezza a tornare. E il resto della giornata che devo fare? Quando se ne è passata una giornata per andare a Napoli, cosa che ci vorrebbe un'ora andare e un'ora a tornare. Sì. Se non guardiamo questi problemi, che guardiamo, io vorrei che la gente locale, che la politica locale fosse come siamo cresciuti noi cuochi, come è cresciuta la cucina della penisola. Allora sì, sarei felice, ma purtroppo stanno indietro, non capiscono che davanti a noi abbiamo un futuro e che questo futuro deve essere gestito in una maniera intelligente, non tanto per me, perché io ho fatto 50 anni di cucina, ho fatto 50 anni di sacrifici immensi per arrivare a quello che sono arrivato, ma per i nostri figli e per i nostri nipoti. Chef, lei, cioè tu ci stai dando un'eredità importante, e quindi che cosa posso dirti a tutto questo? Che noi non possiamo fare altro che portare avanti il messaggio più bello e più buono in assoluto, fatto di tradizioni, di storie, di cultura e soprattutto di passione, perché senza questo noi non possiamo raccontare la nostra cucina e la nostra terra. Si parla di mediterraneità, ma può sembrare retorica, per noi è uno stile di vita. Io sono contento di aver chiacchierato con te e che tu mi hai ospitato. E sono contento più di tutto. Grazie che mi avete intervistato. Il mio pensiero è mandarlo in giro quello che pensi. Buona raccolta dell'oliva, no? Ma mo comincio, vado a Campanella, poi faccio la corsa sorella, poi di vento andare a Moiano, lo fa? Buon buon.